Buonasera a tutti, io sono Nicolò Magnanini, CEO di Pigro. Sentite? Sì. Tutto bene? Dai fondo? Ok. Pigro offre assistenti virtuali chiavi in mano. Guardandomi pensereste che il nome lo scelgo io, però non è così. Deriva da una citazione di Bill Gates. Sceglierò sempre un Pigro per fare un lavoro difficile perché troverà il modo più semplice per farlo. Ecco, Pigro è il modo più semplice per convertire i contenuti digitali esistenti in una conversazione. Stiamo infatti assistendo a due grossi trend di mercato, come voi ben saprete. Il primo è quello dei live chat, una crescita esponenziale nei prossimi anni. Questo vorrà dire che le persone saranno sempre più abituate a fare domande e utilizzare questi strumenti e saranno sempre meno abituate a fare ricerche. Il secondo trend è quello che le aziende stanno investendo oggi e investiranno nei prossimi anni nella creazione di documentazione di supporto tecnico. Dall'incrocio di questi due trend nasce la missione di Pigro, ovvero quella di permettere agli utenti di dialogare con qualsiasi tipo di documento. Sicuramente tra di voi qualcuno avrà provato a creare un chatbot con gli attuali strumenti disponibili sul mercato. Penso a un Dialogflow, a un Luis, a un IBM Watson. Qualcuno ha avuto modo di creare un chatbot con questi strumenti? Sì, vedete che c'è qualcuno tra la folla. Sicuramente vi sarete scontrati con questo tipo di approccio. Il primo è quello di creare un intento, inserendo le frasi che attivano questo intento. Bisognerà poi dopo inserire le risposte, magari inserendo qualche possibilità differente. E alla fine bisognerà fare il training di questo strumento. Questo può essere una buona soluzione per piccoli progetti o per piccole attività, o diciamo in generale quando l'ambito in cui il chatbot opera è piccolo. Ma pensate a un'azienda di grandi dimensioni, pensate cosa può voler dire convertire tutta la conoscenza aziendale all'interno di un chatbot. Le grandi aziende si scontrano, diciamo, con questa dura realtà, ovvero che gli strumenti oggi presenti sul mercato, anche a pagamento, richiedono alle aziende di convertire tutta la loro conoscenza sotto forma di domande e risposte per poi inserirle manualmente all'interno del sistema selezionato. Questo significa, per gli standard di mercato, investire 6 mesi di tempo per l'azienda e risorse umane di alto livello. Perché risorse umane di alto livello? Perché le informazioni da andare a inserire all'interno di questi sistemi si trovano oggi all'interno di manuali utenti, documenti interni, schede prodotto e contenuti web. Quindi il lavoro di queste risorse dell'azienda è quello di andare a individuare all'interno della documentazione e poi formulare le domande e risposte da andare poi a inserire manualmente all'interno di questi sistemi. Il fatto però è che queste informazioni sono già presenti oggi all'interno di questi documenti, la cosiddetta knowledge base aziendale. Quindi questo è uno spreco incredibile di tempo, risorse umane di alto livello dell'azienda e denaro. Oggi introduciamo Pigro. Pigro offre assistenti virtuali che si connettono alla knowledge base esistente aziendale ed estraggono in automatico le risposte alle domande degli utenti e le forniscono attraverso una chat. Con Pigro il sistema di onboarding è veramente semplice. L'azienda fornisce la knowledge base aziendale, l'intelligenza artificiale di Pigro crea in automatico un modello interrogabile in linguaggio naturale e il risultato è un assistente virtuale in grado di rispondere alle domande degli utenti e di affiancare gli operatori per le richieste più alte da raggiungere. Ma andiamo a scorporare come funziona Pigro. Partiamo dall'input, ovvero la knowledge base aziendale. Pigro è in grado di analizzare qualsiasi tipo di contenuto testuale digitale. Pensate a quanta conoscenza c'è già oggi all'interno di PDF aziendali, documenti Word, manuali utenti, gli stessi siti internet delle aziende. Tutta conoscenza che non viene sfruttata. E che, se noi facciamo questa operazione di selezione fatta da umani, potremmo perdere nel caso della realizzazione di un chat. Dopodiché c'è l'intelligenza artificiale di Pigro. Pigro è composto, funziona grazie a due tipi di tecnologie. Da un lato
artificial intelligence, con sistemi di natural language generation, natural language processing, dall'altro un sistema di information retrieval, per andare a fornire le risposte alle domande degli utenti. Questo tipo di approccio ci permette di non permette a Pigro di utilizzare i contenuti digitali così come sono oggi. Questo non richiede risorse umane dell'azienda in una fase di setup. Permette di contenere i tempi di setup riducendoli fino a 10 volte e permette all'intelligenza artificiale dell'assistente di evolvere all'evolversi della knowledge base. Facciamo un esempio. Pensiamo di prendere come knowledge base un blog di una, non so, di un'azienda che opera online, che offre un servizio online. Come sapete bene, il blog evolve, quindi ogni settimana magari vengono pubblicati uno, due, tre articoli. Ogni volta bisognerebbe andare ad aggiornare l'assistente per inserire queste informazioni e per renderle fruibili all'utente finale. Grazie a Pigro questo viene fatto in automatico. I contenuti vengono poi importati automaticamente e viene effettuato un retrain immediato. Stessa cosa funziona anche, diciamo, in negativo. Pensate a schede prodotto che hanno una durata. Per esempio, un'offerta che può durare un anno su un prodotto. Ecco, dopo un anno viene rimossa e il sistema viene aggiornato. Lo stesso tipo di approccio si può avere anche per settorializzare la knowledge base. Quindi, per esempio, ci sono utenti che possono accedere a un certo tipo di informazioni e utenti di più alto livello che possono accedere invece a tutte le informazioni. Noi utilizziamo un approccio statistico grazie all'information retrieval. Questo ci permette di essere indipendenti dal settore industriale nel quale le aziende operano. Come sapete bene anche voi, creare un chatbot che opera nell'ambito della logistica è diverso da quello, per esempio, non so, nell'ambito retail. Ecco. Grazie al nostro tipo di approccio siamo indipendenti dal settore. Siamo anche indipendenti dalla lingua. Attualmente supportiamo l'italiano e l'inglese e nel 2019 andremo a inserire lo spagnolo, il tedesco e il francese. La nostra tecnologia garantisce anche un'accuratezza maggiore del 30% rispetto allo standard presente sul mercato. E ora veniamo ai risultati, ovvero andiamo a vedere alcuni casi d'uso pratici di questo tipo di approccio. Il primo riguarda quello della helpdesk. Questo è un caso d'uso che abbiamo sviluppato con un proof of concept che abbiamo realizzato per un nostro cliente, nell'ambito helpdesk. Dovete sapere che nell'ambito helpdesk ci sono delle inefficienze pazzesche. Questa azienda in particolare risponde all'80% delle richieste degli utenti facendo copia e incolla dal manuale che è disponibile online. Quindi nell'80% dei casi, se gli utenti si andassero a leggere il manuale, troverebbero la risposta alla loro domanda, ma invece interagiscono attraverso la chat. Quindi per loro abbiamo realizzato un assistente virtuale che, importando i contenuti del manuale, risponde in automatico alle domande degli utenti. Un altro caso, per cui per esempio avete potuto, magari qualcuno di voi che era presente la volta scorsa ha avuto modo di vedere, è quello della pubblica amministrazione. Sappiamo tutti quanto è difficile andare a trovare le informazioni che cerchiamo all'interno dei siti internet delle amministrazioni pubbliche. È una confusione pazzesca. Quindi pensate quanto è utile per il cittadino poter porre le domande in linguaggio naturale e ottenere una risposta contestuale. Un altro ambito molto interessante, su cui stiamo facendo degli esperimenti, è quello degli e-commerce, dove in quell'ambito lì andiamo a fornire un commercio virtuale nel quale si può fare una richiesta, proprio come si farebbe a un commercio in un negozio reale, e ottenere una risposta contestuale. Adesso vi farei vedere la nostra demo, che in particolare permette di creare un chatbot in un minuto. E adesso vediamo. Sì, interesting. Vengono fornite alcune piccole istruzioni, diciamo, su come procedere. Questa demo funziona soltanto
con, e che serve per dare, diciamo, un'idea delle potenzialità del prodotto, quindi non è un prodotto finito. Quindi in questo caso diamo la possibilità all'utente di caricare tramite l'URL del proprio sito le FAQ in modo molto semplice, come adesso vedremo, e di creare il proprio chatbot. Quindi in questo caso, non so, prendiamo il caso di Trenitalia, copriamo l'URL del sito, la inseriamo all'interno del sistema. Adesso più o meno ci vorrà un minutino. E, come dicevo, questa è un'anteprima, adesso poi lo proveremo a interrogare, ci proveremo a giocare un po'. E, perché Pigro, appunto, come dicevo prima, può analizzare qualsiasi contenuto testuale digitale. Questo è un assaggio che non diamo ai nostri clienti, perché molto spesso, rivolgendoci ad aziende di grandi dimensioni, hanno una pagina di cosiddette FAQ da poter inserire per cui poterlo testare. Intanto che carica, se c'è qualche domanda. Io ho una domanda. Di voi? Sì. I contenuti, diciamo, vabbè, non la vediamo nell'installazione verso il cliente. Sì. Vengono trasferiti sui server di Pigro o c'è un'installazione on site sul cliente per cui rimangono all'interno della realtà aziendale? Allora, diciamo che offriamo due tipi di soluzioni. Una soluzione cloud, che è più economica, dove noi andiamo a importare i contenuti all'interno dei nostri sistemi. Ci permette di abbattere i costi perché diciamo, gestiamo noi tutto e anche tutta la parte di sviluppi futuri. Abbiamo anche la possibilità di offrire una soluzione ibrida dove lasciamo i dati nei server aziendali e spostiamo invece la parte di computing su server cloud. Questo grazie a una cifratura per cui in realtà noi analizziamo contenuti che non sappiamo qual è il loro contenuto, scusami, la ripetizione, e poi dopo solo il cliente ha la chiave per decifrare. Ecco, è pronto. Quindi per esempio qua, non lo so, qua appunto va a recuperare all'interno delle FAQ che ho importato e va a recuperare dei contenuti. In generale noi forniamo da una a tre risposte. Questo perché appunto utilizzando un approccio statistico andiamo a dare un punteggio ai contenuti per ogni domanda. Autoprendendo il sistema, poi dopo andrà a fornire, anche nel caso in cui non sia molto confidente e quindi presenti tre contenuti, interagendo pian piano arriverà a fornire poi una risposta singola. In questo caso abbiamo chiesto se i bambini pagano, il primo risultato è appunto che agevolazioni ho se viaggio con i miei bambini, e la risposta è i bambini in età inferiore ai 4 anni viaggiano gratuitamente. Non so, possiamo anche, diciamo che è in grado di analizzare anche richieste lunghe. Vedi, in questo caso per esempio ho presentato appunto tre richieste, no? Quindi qua la risposta è dopo l'orario di partenza del treno prenotato non è possibile chiedere il rimborso. Quindi questo qua, insomma, per farvi capire un po', diciamo, come funziona. Sì. La domanda era una. Sì. Tre risposte. E le risposte? Tre. Ma qui praticamente nel caso della prima domanda, sì, i bambini pagano, ha fatto una ricerca sulla base delle due parole chiave, cioè bambini pagano, capisce che l'intento è che tu vuoi sapere se pagano o no, nel caso quanto pagano. Ma se tu fai un'altra domanda tipo il mio bambino ha vomitato, posso essere rimborsato? Lui vomitato non te lo breccia, non sto facendo dei tanti assurdi. No, chiaramente lavora soltanto con i contenuti che vengono caricati. Quindi comunque c'è una comprensione dell'intento dell'utente che comunque un po' limitata dai contenuti che gli metti dentro. Sì, e chiaramente sì, perché noi quando ci vengono dati in input i contenuti, diciamo, su quali le aziende ci dicono di operare, noi andiamo tramite la natural language generation a generare le domande che trovano la risposta in quei contenuti.
e tutte le possibili domande che trovano la risposta in quel determinato contenuto e in quella determinata porzione di quel contenuto. Fatto questo, permettiamolo all'utente di porre la propria richiesta, troviamo la richiesta più vicina e andiamo poi dopo a fornire le risposte. Faccio una domanda. Ma questo sistema che parte oggi, se io cliente metto lì quattro persone per dire, e gli faccio 100 domande per un mese, lui impara delle cose diverse? Sì. La knowledge base, come dicevo prima, è estendibile, quindi per esempio possiamo anche prendere trascrizioni di chat, trascrizioni di telefonate. Chiaramente noi non puliamo i dati, quindi questo non lo facciamo, quindi chiaramente le trascrizioni di chat devono essere, diciamo, pulite dati personali a monte, però possiamo utilizzarle per dare risposta alle domande. Sì, no, io dicevo il contrario, nel senso che, voglio dire, metto lì due persone che fanno domande come se fossero appunto dei clienti. Questa cosa fa crescere questa struttura o no? Sì. Sempre quelle domande, quelle risposte ci saranno e saranno sempre queste? No. Si è passato un mese di lavoro senza ancora entrare in produzione. Chiaramente il sistema autoprende, quindi più domande si fanno. Noi per esempio chiediamo anche al nostro cliente, che se ha già una serie di domande che vengono poste al contact center, di darcele, perché noi andiamo a fare un training automatico su quelle domande. Ah, potete farlo voi? In che caso lì possiamo farlo noi. Poi dopo è chiaro che se più il sistema viene utilizzato, più aumenta la sua precisione. E ho risposto alla prima domanda? Sì. È chiara la cosa che genera delle domande simili alla domanda che ho fatto, in modo che posso controllare quella più adatta. E le risposte però, allora, le risposte sono prese dalla sorgente. Sì. Ecco, ma può anche fare un'inferenza, cioè se in qualche modo la domanda punterebbe a un incrocio tra due risposte, lui può anche desumere una terza risposta incrociata tra le due, o invece sono solo dei ritagli dal... No, attualmente sono solo dei ritagli. Comincio dei piccoli snippet di testo. Poi dopo, come farò vedere dopo, salto anche direttamente la slide, che è la prossima slide dopo, stiamo lavorando per rilasciare il 1 gennaio del 2019 la funzione di Azure Summarization. Quindi in pratica questi qua che sono stracci di testo attualmente diventeranno risposte in linguaggio naturale. Cioè più simile, diciamo, al linguaggio naturale. Ma il tone of voice? Cioè, se hai delle esigenze, cioè poi puoi customizzare la risposta. Cioè, nel senso, un umano non c'è mai dietro questa cosa qua. Così. No, c'è una dashboard per cui in realtà noi forniamo questo sistema del risponditore. Dopodiché, qua, per esempio, vediamo se è arrivato, e dopo che si chiama, non si trova una risposta contestuale, si può appunto parlare con un collega. Qua viene attivato un ticket in automatico, adesso sulla demo non è disponibile, però possiamo farvi vedere, è un pannello dove si può prendere il controllo della chat e l'operatore può intervenire in qualsiasi momento. C'è una persona. Sì. Però l'intelligenza artificiale dietro, voi riuscite a programmarla in modo che parli in modo più umano? Cioè, nel senso, è complicato. Qui ti sta fornendo delle risposte che sono prese dalle fatte, sì, che tu hai inserito. Ipotizzando che invece di al di là di fornire come contenuto un link, gli vuoi fornire anche una risposta che sia più umana, come fai a fare questa cosa qua? Non lo fate? No, attualmente no, stiamo lavorando per, come dicevo prima, ok, però è comunque si dipende comunque dal contenuto, sì. Certo, ok. Io allora ok, una cosa che verrà generata con il linguaggio naturale. Quello che chiedevo invece però era se prevedete anche l'inferenza, cioè dedurre da due risposte una terza che non c'era nell'input, quindi anche una deduzione logica, oltre al dire che faccio un linguaggio naturale elaborato da me. Sì, no, attualmente no, però questo è un buon feedback, perché in effetti potrebbe essere una cosa molto interessante, quindi su cui lavorare, grazie. Sì, prima di tutto complimenti. Grazie. Mi sembra molto, molto buono.
Io penso che se io ti chiedo questo in inglese è meglio, va bene? Okay, sì. I've tested other solutions and talked with other people doing something similar, like Dialogflow Knowledge Base or Microsoft, they have something similar as well. And there's a company in the US called Tala that is also promising to do something similar, but you upload the content to them, they work the content, and then they give the chatbot to you back. And this is quite impressive because you can do it online. And my question is, can you also complement this by adding like manual training? So you have this knowledge base plus the intents and training that you want. Yeah. You can answer in Italian. Ah, okay. sì, la knowledge base, questa appunto, come dicevo prima, è una versione light che diamo per dare un'idea del nostro prodotto. Poi dopo può essere fatto un sistema, possono essere portati anche manuali utenti PDF o documenti interni in Word, però lì andiamo appunto a estrarre questi contenuti tramite i nostri crawler che vanno programmati in quel caso di ad oggi. Stiamo lavorando anche però per utilizzare questa parte, ma non sempre è così semplice. Invece abbiamo sviluppato questo modulo per le fatte che ci permette di estrarre in automatico e quindi possiamo fare questa operazione. Visto che anch'io sono qui, no? Vorremmo questa questione, ma posso usare il vostro strumento per programmare un chatbot da nuovo? Ti spiego. Vabbè, usare gli strumenti esistenti, no, sono troppo pigro, troppo complessi e mi annoio. Posso scrivere un testo che corrisponde al mio nuovo chatbot, darlo in pasto e tenere un chatbot? Come se l'avessi fatto con IBM Watson o altri strumenti di piattaforma. Cioè dici, lavorare su un knowledge già esistente. Sì, sì. No. Io adesso creo un chatbot e scrivo un testo, quel mio chatbot risponderà. Sì, diciamo che qua per esempio si possono andare a inserire, io ho fatto l'esempio con l'URL, ok? Però si possono andare a inserire per esempio tramite copia e incolla, oppure andare a inserire manualmente, diciamo, il mio da creare. Allora, ti rifaccio la domanda in un altro okay, modo. Se dovessi programmare un chatbot da zero, sì, tu mi suggeriresti il vostro strumento, perché sicuramente è uno strumento molto valido nel caso in cui esista un knowledge esistente, ma nel caso in cui io parta da un foglio bianco, okay, tu mi suggeriresti di usare il vostro strumento o un... No, assolutamente no, perché il nostro target è appunto dire noi semplifichiamo la vita, diciamo, a persone che hanno già sviluppato, perché il concetto che ci sta dietro è quello di dire le aziende hanno investito tantissimo per creare questi documenti, cioè esatto, si stima che 150 giorni uomo alla metà anno in un'azienda viene dedicato a persone per creare questi documenti, e questi documenti non valgono nulla per le soluzioni. Condivido pienamente l'impostazione, nel senso che se uno lo usa su aziende di grosse dimensioni non per fare dei giochi, c'è una replica della base dati, come dire, nessuna azienda vuole replicare la propria base dati, quindi sì, però se partire da zero probabilmente non è lo strumento più umano. Esatto. Esistono comunque gli stessi concetti che esistono in altri strumenti per generare chatbot, per esempio le entities, quindi il riconoscimento di ciò che è entità all'interno di una frase piuttosto che di intent, quindi di dove vuole andare a parare l'utente, o l'approccio prettamente statistico. È prettamente statistico. Motivo per cui a questo punto non riuscirete mai a rispondere alla fusione di due domande con una nuova domanda? Sì, è prettamente statistico per quanto riguarda l'analisi della richiesta fatta all'utente. Noi usiamo la semantica nella parte di indicizzazione iniziale. Okay, quindi c'è una parte di semantica all'interno? Sì, c'è una parte di semantica, però per rendere appunto così veloce, come vedi, viene... La crittografia a che livello interviene? Sulla parte statistica o sulla parte semantica? No, appunto, viene sulla parte statistica, perché noi diciamo che Pigro parla una lingua che non sa. Cioè, di fatto lui non sa che cosa interviene. È il motivo per cui è multilingua. Esatto, esattamente. Quindi è un approccio tipo Google, diciamo, motori di ricerca verso sample. Sì, esatto, infatti è information retriever, cioè c'è la parte di information retriever che si occupa proprio di questa parte qua. C'è una domanda lì. La pricing policy è definita in base a cosa? Allora, il pricing, non abbiamo un pricing, diciamo, standard, ok? Quindi andiamo a
calibrarlo sulle esigenze del cliente. È formato da un costo di attivazione iniziale e delle fee annuali. Il costo di attivazione medio è intorno ai 12.000 euro e la fee media annuale intorno ai 30.000. Quindi non c'è la quantità di contenuto? Sì, la parte, diciamo, la fase di configurazione dipende dalla quantità di contenuto. Voi ovviamente non rivendete la vostra tecnologia. Assolutamente, se la sono venuti anche a chiedere dei nostri concorrenti. No, no, esatto, quindi è... Tenete il prodotto finale, la soluzione finale sul cliente. Attualmente sì. Il cliente eventualmente trovato deve passare comunque da voi, si può, come dire, un'azienda può operare sul proprio cliente con la vostra tecnologia, con voi, diciamo, distanti. Sì, no, noi facciamo partnership con agenzie, per esempio, quindi, o con sistemi integrati, quindi non è, questo è un approccio che soprattutto rivolgendoci ad aziende grandi. No, è difficile andare a parlare magari direttamente con l'interlocutore, con il decision maker, quindi abbiamo per esempio uno dei nostri clienti, abbiamo ottenuto tramite agenzia, quindi è una cosa che facciamo di nuovo ormai. Sì, io credo che la domanda fosse più che altro, cioè fate white label, quindi date il vostro prodotto, quindi white label ad un'agenzia o una società intermediaria o di terze parti? Allora, diciamo che di solito ci affianchiamo, per esempio nel caso dell'agenzia ci affianchiamo, perché comunque per le esperienze che abbiamo avuto preferiscono averci, diciamo, di fianco, perché non è una cosa che riescono a gestire con le agenzie con cui abbiamo lavorato da soli. E... infatti forse è più azzeccato verso i sistemi, le società sistemi. Esatto, lì invece è diverso, nel senso che noi di fatto vendiamo a loro, poi dopo loro lo mettono all'interno del pacchetto e lo vendono anche. Di solito fa parte di una soluzione più ampia. Comunque sì, diciamo che al cliente finale, diciamo, le informazioni, come potete vedere, cioè c'è il nome Pigro e così, sicuramente è tutto anonimizzato, anzi personalizzato, diciamo, sull'immagine aziendale. Cioè anche la scritta Powered by Pigro AI non c'è, perché chiaramente parlando di aziende grandi deve essere anonimizzato. Sì, Pigro offre la possibilità di integrare con altre piattaforme, per esempio con Dialogflow. Per esempio, dopo che io ho scritto qualcosa al chatbot, se Dialogflow non trova la risposta, invece di utilizzare il default bug, fa una ricerca utilizzando Pigro e dopo... Sì, ho capito. Noi questo con Dialogflow non siamo integrati, usiamo il sistema RASA, non so se qualcuno di voi lo conosce, RASA nell'EU, e per, diciamo, le domande che noi chiamiamo chat, cioè diciamo le domande useless, quindi ciao, come stai, quindi cose che appunto, come dici te, non sono all'interno della knowledge base, ma per cui aumenta l'esperienza utente. Quindi per esempio qua adesso non è integrato perché sarà rilasciato, diciamo, tra 2 settimane la prossima versione della demo, però normalmente di norma nei servizi dei nostri clienti integrato. Ci sono altre domande? Io ok, va bene. Allora finisco la presentazione, diciamo, con due slide. Questo qua, appunto, come dicevo prima, rilasceremo a gennaio questa nuova feature, e questo è il nostro team, quindi ci sono io, Ahmed, il nostro CTO con il Master in Data Science e alla Sapienza di Roma, Armando Fontana, che è stato un architetto, che si occupa di User Experience e Design, Nicola, che è là in fondo alla sala, che ha un'esperienza pluridecennale come manager di Samsung ed Electrolux, Stefano Marzani, un imprenditore seriale, ha già avuto diverse startup e attualmente è manager per Samsung in Silicon Valley, Daniele Galvani, nostro CFO, che ha veduto la sua startup precedente ad Autodesk, e Pio Giorgio Grossi, CEO di Ducati Motors come senior advisor. Io vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato. Qua c'è il link alla demo, se qualcuno vuole provare, perché facendo autoprendimento tutti sono buoni per tutti, ok? Grazie mille.